Ciao Jacopo. Buonasera a tutti, buonasera, un piacere. Ciao Come Jacopo, stai? buonasera, grazie mille di essere qui. Bene, bene, grazie. Voi tutto bene? Sì, Tutto sì. bene, tutto bene, Partiamo con grazie. questa avventura sulla serie BKT. Come sta andando la stagione di Jacopo Segre al Palermo? Partiamo così, con questa domanda. Di Jacopo Segre goleador, aggiungerei. Goleador, goleador. No, ma sono molto contento, sono soddisfatto, ma l'ho fatto capire sin dal primo giorno che sono arrivato in questa città bellissima, che mi hanno accolto benissimo tutte le persone di qui, e poi mi sembra di comunque ripagarla in campo, no? È tutto veramente molto, molto bello. E poi adesso comunque stiamo facendo un filotto di partite importanti, e che è un campionato poi quest'anno molto difficile, quindi bisogna farsi trovare sempre pronti, perché ogni partita dimostra delle insidie, no? Però Sì. sono molto contento, però adesso c'è un altro campionato, perché il girone di ritorno, come sapete tutti, è un altro campionato. Sì, intanto ci sono tante domande che tra poco ti rivolgiamo e ti giriamo perché ci sono tanti tifosi del Palermo connessi in questo momento. Facendo un passo indietro, poi torniamo all'attualità, naturalmente. Tu sei cresciuto nel Milan, nelle giovanili del Milan, poi ti sei trasferito al Torino, hai esordito in Serie A, poi sei definitivamente esploso in Serie B. Sei più d'accordo con Allegri che dice, ad esempio, che esistono le categorie per i giovani, oppure i giovani possono tranquillamente giocare in Serie A? Scusa, una domanda così da No, ma centrocampista. io penso, ma come tuttora nel campionato in Serie A si vedono giovani che magari si sono ritrovati dalla Serie C e magari a avere l'opportunità di fare un ritiro con la squadra in Serie A, e poi trovano l'allenatore che gli danno le opportunità, le possibilità di esordire. Poi sta al giocatore fare bene o fare male, ed è la cosa secondo me più difficile, no? Fare bene e restare, no, in Serie A. Però io penso che se un giovane è forte possa giocare. E aggiungo Jacopo, scusa, una curiosità, tanto siamo fra amici, non ci sente nessuno. No, no, Ti è no, solo nessuno. dispiaciuto, un po' non aver avuto quell'occasione da giovane forte in rampa di lancio, magari di non aver avuto quella fiducia, magari un po' al Torino prima che al Milan, di non aver No, avuto quella fiducia. vabbè, al Milan ho fatto tutto il settore giovanile, poi sono andato in primavera al Torino e l'anno con Giampaolo, che tra l'altro ringrazio molto, ho avuto fino a gennaio la possibilità di fare comunque 10 presenze in Serie A, e che poi dopo la partita dello Spezia, che ho giocato a titolare tutta la partita, l'hanno esonerato ed è arrivato Nicola. E lì, come ho detto prima, ci sono allenatori a cui piace un giocatore, e ci sono state delle scelte, e a gennaio appunto ero andato via e sono andato alla Spal. Però comunque mi sembra che in quelle partite lì, in quelle presenze che avevo fatto, avevo dimostrato il mio valore. Poi ci sono altre strade che ho preso. Una strada, e poi lascio la parola a Marco, ti ha portato a Palermo. In questa tua avventura, diciamo che ti sei un po' hai splittato la tua postazione in campo fra due ruoli, uno un po' di mediano, di regista o anche in un centrocampo a due, e quest'ultimo anche a Palermo che ti sta dando grandi soddisfazioni da mezzala, un po' più di inserimento che ti permette anche di sfruttare la tua grande fisicità e il colpo di testa che in questa stagione ti ha portato a fare già 3 gol. Piace di più questo ruolo Sì, di mezzala, ti piace di più anche per arrivare a supporto del esatto. No, il mio ruolo comunque è mezzala. Poi l'anno scorso a Perugia ho fatto comunque tutto l'anno a due, nei due mediani, che non avevo mai fatto, ed è stato un anno comunque che mi ha fatto crescere molto, perché nel mio bagaglio ho messo altre caratteristiche che magari non avevo mai provato facendo la mezzala, e quindi mi ha arricchito, no?
E quest'anno ovviamente sto avendo l'opportunità di giocare mezzala e che mi piace molto perché esprime al pieno le mie qualità, no? E quindi poi ovviamente grazie a Dio ho già fatto 3 gol, spero di farne altrettanto. E dopo ci torniamo sui tuoi gol. Io volevo usare questo gancio proprio per ritornare da Marco Amelia, che durante la sua esperienza al Palermo ha giocato con un altro giocatore che si buttava dentro quando vedeva uno spazio, aveva la maglia numero 8 ed era Migliaccio. Ora non so, Marco Amelia, se Jacopo Segre può avere qualcosa di Migliaccio o no, te la lascio così questo piccolissimo assist. Ma intanto ciao Jacopo, ti invidio un po' che sei nella bellissima Palermo, una città che io amo tantissimo. Dove vivi? A Mondello? In città? Sì, sono a Mondello. Sei a Mondello. Lì, vabbè, al mare, vabbè. Sì, meraviglia. Non ti chiedo l'indirizzo perché poi sai di così. No, però io ho vissuto a Mondello nell'annata di Palermo e si sta da Dio. Palermo ti fa sentire calciatore, giocatore di altissimo livello, al di là della categoria. E sì, devo dire che dal punto di vista degli inserimenti, dal punto di vista della presenza fisica in campo, ricorda molto Giulio nell'interpretazione del ruolo. È una mezzala, Jacopo è una mezzala che abbiamo visto giocare a due nelle stagioni passate, però è una mezzala di ruolo e predilige molto la ripartenza, l'inserimento e sfruttare questo passo che è molto più ampio, a differenza degli altri, riesce a dar fastidio alle difese avversarie, ad inserirsi bene, a supportare la fase offensiva. Al di là dei 3 gol, anche la presenza in aria che dà fastidio ai difensori avversari e libera anche i suoi compagni, quindi da questo punto di vista è una forza di questa squadra. Giulio era così, Migliaccio aveva le stesse caratteristiche, magari non aveva i capelli mentre Jacopo ha una bella chioma, però sì, può ricordare ai tifosi del Palermo il buon Giulio, e questo mi fa piacere perché poi sta facendo un ottimo campionato. Secondo me Jacopo è un giocatore di categoria superiore, se la conquisterà spero con questa maglia, e grazie, gli auguro il meglio perché lo seguivo già ai tempi, no? Quando i ragazzi giovani fanno dei percorsi, e quando lo vedi poi andare al Torino, un ragazzo che era nelle giovanili del Milan, questa maglia che ho indossato per tanti anni, è riuscito ad emergere nella prima squadra e poi ha saputo ricostruirsi quando ha dovuto poi fare un passo indietro, e l'ha fatto con grande forza, con grande maturità, e questo l'ha portato in un club importante di Serie B come il Palermo, che ripeto, il Palermo è un club dove la categoria non conta, perché il Palermo è un club di alta fascia di Serie A, e da questo punto di vista l'impatto avuto con questa maglia è stato di altissimo livello. Ecco. Grazie mille, grazie. Beh, tra l'altro in tanti ti scrivono, c'è questo ping pong nella chat, ragazzi, tra chi ricorda il Marco Amelia Palermo, chi invece si congratula con Jacopo Segre attualmente al Palermo, quindi è diventato un po' il Barbera la nostra chat al momento, ma ritornando a quella che è la tua carriera, ma anche l'attualità, io parto da questo frame che c'è sul tuo profilo Instagram, di te che ti alleni con la prima squadra del Milan, e Marco Amelia ha parlato del tuo percorso. L'esperienza più formativa, tra virgolette, che hai avuto finora, qual è stata? Ma diciamo che non ce n'è stata una precisa. Io sono orgoglioso di quello che sto facendo e sono contento perché sono partito veramente dal basso e ho fatto una gavetta che io penso che ogni ragazzo, ogni giocatore debba farla. Perché? Perché dalla primavera al calcio dei grandi, secondo me ci sono tanti passi
in avanti. E se non sei pronto anche a livello mentale di approcciare una carriera da professionistica, e anche, cioè, è difficile, no, andare avanti. Quindi bisogna avere, secondo me, oltre a delle qualità che un giocatore deve avere, anche delle caratteristiche di testa, no? Quindi adesso poi in questo momento la forza mentale risale tanto, no? Nei giocatori. Però io non c'è un periodo preciso dove, diciamo, è stato particolarmente, okay, importante. Vabbè, ovviamente quando ho avuto la possibilità di esordire in Serie A, sono sogni che fin da bambino uno ha nel cuore. E poi si realizzano. Esatto, sì, sì, sì. Però io sono contento di quello che sto facendo, del mio percorso. Hai parlato di percorso, sono tanti giovani che negli ultimi 2 anni hanno deciso di fare questo percorso anche fuori dai nostri confini, quindi andare all'estero. Lo Jacopo Segre, 18-19enne, lo Jacopo Segre, 18-19enne, stuzzicherebbe un'esperienza formativa all'estero oppure un qualcosa a cui non hai mai pensato? Faccio riferimento magari a Casadei, che è andato all'estero, ma anche lo stesso Mulattieri. Perché ancora c'è tempo? Tranquillizziamo i tifosi del Palermo, ancora c'è tempo. No, ancora c'è tempo sicuramente. Ma infatti la domanda era lo Jacopo di prima. Se ecco, ti sarebbe piaciuto un Erasmus? Ti sarebbe piaciuto un Erasmus all'estero? Ecco. No, beh, sono comunque scelte che secondo me sia a livello di giocatore, ma anche a livello di esperienza, no, di vita, possono far piacere, no? Possono far piacere a un ragazzo. Poi, secondo me, andare all'estero a 18-19 anni comunque è difficile, no? È un percorso, secondo me, difficile, per poi magari rientrare in Italia. Cioè, non lo so, io non ho mai avuto la possibilità, però secondo me è anche un po' forzato magari andare all'estero a 18 anni perché magari non sei ancora pronto, no? Di affrontare una vita all'estero. Che per poi quanto è un percorso così, di essere in Italia. Vabbè, stai a Mondello, quindi penso che ci sarà. Spieghiamo per chi ci segue da fuori. Mondello è praticamente al mare, nella zona del palermitano, insomma, una località perfetta in cui lì ti puoi godere appieno le bellezze di Palermo, della Sicilia. Esatto. Era giusto fare questa parentesi. Poi la prossima partita vi metterà di fronte all'Ascoli, a cui tu fra l'altro hai fatto il primo gol in maglia rosa-nero, in una partita che poi ha significato purtroppo una sconfitta, però per te una grande gioia. Ecco, ricordo una grandissima esultanza di una partita che volevate recuperare, che poi non siete riusciti a recuperare. Cosa ti ha dato quella partita nel senso di appartenenza che si percepisce ormai è sviluppato con i colori rosanero? No, ero carico a mille, perché io la notte prima ero in ritiro e ho detto, cioè, il mio sogno in questo momento è esordire con la maglia rosanero e fare gol. Cioè, e sarebbe veramente una cosa straordinaria, e fortunatamente ce l'ho fatta ed ero carico, non capivo più niente in quel momento. Infatti con tutto lo stadio abbiamo percepito le stesse emozioni, quindi ero felice perché forse per la mia prima volta ho visto un pubblico così, così caldo e così emozionante. Allora mi ricollego a questo, visto che hai parlato della notte prima, hai parlato di sogni. Mi consenti di fare questa domanda? Qual è il sogno di Jacopo Segre? Ma sicuramente, come diceva anche Marco prima, di arrivare in alto con questa società, perché se lo merita, perché la storia parla da solo e la città e tutto il popolo palermitano se lo merita di andare più in alto possibile. Quindi non ci sono mai, diciamo bisogna sognare in grande, no? Bisogna sognare in grande, quindi mi auguro il meglio di farlo con questa maglia. Sì, ci sono tanti messaggi. Posso fare una domanda
particolare. Palermo ha cambiato proprietà, è una proprietà diversa rispetto alla normalità di tutte le proprietà. E stiamo vedendo in Italia molte proprietà simili a quella del Palermo, no? E che percezione avete voi ragazzi di questa proprietà? Perché io ho vissuto un Palermo dove c'era il padre padrone, no? Era il compianto Zamparini, il compianto, sì. Presidente passionale, presente tutti i giorni praticamente con noi in campo, era il presidente vecchio stampo, mentre adesso questa proprietà è una proprietà che magari è un po' diversa, no? nel vivere il ruolo che ha nei confronti della squadra. Che percezione avete voi da fuori, al di là poi dei dirigenti che vivono tutti i giorni, certo, accanto a voi? No, proprio sentire questa differenza rispetto alla normalità che c'è stata finora. Beh, sì, certo, è una bellissima domanda. Sicuramente c'è un potere, no? Un potere grande dietro. E noi ragazzi però siamo comunque proiettati sul campo, su lavorare ogni giorno, perché al di là della società, noi andiamo in campo con, come ben sai, con la maglia rosanera, che bisogna sempre andare a 2000 per meritarsela, e quindi penso che comunque dietro di noi c'è una società importantissima. Abbiamo avuto anche la possibilità di andare a Manchester per fare una settimana di sogni, al di là di sogni, cioè ancora veramente, cioè, il sogno è quello di vedere spero tutti i club italiani avere quello che avete visto voi a Manchester, no? Nel centro, esatto, sportivo, esatto, che è infinito. Io ho vissuto in Inghilterra, dove è normalità fino alla quinta serie avere quel tipo di centro, certo non come il Manchester City in quinta serie, però molto organizzato, strutturato e perfetto. Bellissimo, certo. Però anche il Palermo sta facendo questo passo, che era già partito con, certo, il presidente Mirri, e si sta portando avanti con questa proprietà. Anche da questo punto di vista il Palermo è proiettato al futuro, con un presente però che fa me sperare. Sì, sì, esatto. No, ma infatti c'è comunque ovviamente l'importanza di quest'anno di essere nella categoria e non avere comunque punti di riferimento, perché ovviamente è un campionato insidioso e quindi noi bisogna interpretare le partite al 100%, perché puoi essere il Barcellona e puoi perdere con l'ultima in classifica, perché le partite durano più di 90 minuti, quindi ci sono difficoltà sempre. Però questa società ci spinge tanto, perché per esempio ci sarà magari il centro sportivo nuovo, che ci sarà fra un po' di mesi, e quindi sono comunque punti di partenza importanti per un futuro roseo. E poi c'è il Barbera. Rosanero. E poi c'è il Barbera che... Il Barbera parla da solo. Ecco. Andando a chiudere una... No, una, ci sono tante domande, Marco, poi. No, volevo, avevo una curiosità, che poi mi ricollego anche a una domanda dalla chat. Hai parlato di quella settimana a Manchester, ricordiamo che Brunori aveva postato una foto che si era seduto nel posto di Haaland. Tu che posto avevi scelto? Magari uno con un capello simile al tuo, eh? No, io mi ero messo al posto di Gundogan, perché aveva 8. Il mio, esatto, bravo. Aveva il numero 8 e poi subito tutti i posti erano quasi esauriti, cioè sono tutti andati su nel posto. Io sono andato nel numero 8 e... Non ti è andata male. Non ti è andata malissimo. Gundogan, magari volevi De Bruyne, ok, però facciamo, certo. Facciamo Gundogan, va bene. Ci sono tanti messaggi, andiamo proprio a leggerli. De Santis ci scrive: il Barbera non va cambiato, vabbè, iconico come stadio. Paul ti scrive: Jacopino, non mi fare piangere, perché prima avevi fatto la battuta sul ritornare in massima serie, cioè il ritorno in massima serie con il Palermo. E c'è una domanda, ad esempio, di Fra, che ti dice: pensi che questo Palermo ha delle speranze concrete per i playoff? Beh, certo, assolutamente. Siamo lì ogni domenica
per lottare per questo sogno, perché abbiamo tutti noi, la società, i giocatori e come tutti i tifosi, quindi abbiamo queste potenzialità, però ripeto, ogni domenica è una partita a sé e noi daremo sempre tutto, quindi poi ovviamente puntiamo in grande. Sì, poi... ecco, forse la differenza con qualche altra squadra, il Palermo quest'anno ha interpretato il campionato assestandosi in questo campionato, la differenza è che non c'è la pressione di dover vincere per forza, questo secondo me può fare la differenza in positivo per la squadra, per i ragazzi, perché poi se stai lì su e di partita in partita con questo atteggiamento che stiamo vedendo, soprattutto nelle ultime partite, io credo che di pari passo, anche tutto l'ambiente trascinerà questa squadra a essere protagonista. Poi la vittoria, arrivare in fondo, andare in Serie A è qualcosa di difficile, andranno su solo in tre, Certo. però il non avere quella pressione di dover vincere per forza può essere uno slancio a poter sognare, perché no? Perché Palermo è giusto che sogni e che i giocatori che vestono la maglia del Palermo, possano sognare, perché è qualcosa di straordinario ottenere risultati così. Assolutamente, sì, Poi sono senza d'accordo. mettere pressione, la prossima è con l'Ascoli, ma poi andate a sfidare Reggina, Genoa e Frosinone, quindi Così, anche un po' sì. mettere i bastoni fra le ruote in testa alla classifica. Una alla volta, una alla volta. Una alla volta, esatto. Partiamo da Ascoli, che sarà già una bella battaglia. Rispetto a una domanda che c'era anche in chat, sì, aggiungiamo questa, però poi mi piaceva tornare sul presidente Mirri, che un po' riporta quell'essere palermitano. Poi lui, ricordiamo, se non sbaglio, nipote del grande Renzo Barbera, e in qualche modo crea quel legame con la città. E poi è un presidente molto presente anche in trasferta, che forse trasferisce tutto quello che tu ci stai raccontando di affezione e legame con la maglia. Certo, assolutamente. Io ho avuto la possibilità e l'onore di conoscerlo quest'anno, il presidente, e veramente posso dire che è una splendida persona e veramente ci dimostra tutto il calore che ha per questi colori. Sì, tra le altre domande c'era quella del gruppo. La risposta l'avete data, cioè avete formato un gruppo squadra, c'è cioè chi ti chiede con chi è legato di più, con chi è legato. Vabbè, se siete un gruppo squadra siete tutti Certo. abbastanza legati. E naturalmente ti chiedono ovviamente un po' quello che è. Ah no, c'è proprio una considerazione molto lunga. È molto carina questa. Jacopo, ricordatevi che per tutti noi tifosi il sogno è la Serie A. Ci sono anziani e bambini che aspettano questo momento già da anni, soprattutto generazioni che non hanno vissuto il Palermo in Serie No, beh, certo, ma io sono il primo a dirlo che voglio andare in Serie A con questa maglia e lo vogliono tutti. È un campionato difficile e noi daremo sempre tutto perché bisogna, come leggo qui sotto, dare il 100% ogni partita e sono sicuro che tramite il lavoro e tramite la dedizione che ci diamo ogni giorno in settimana con il lavoro dietro e dando, tra virgolette, sputando sangue la domenica, otterremo i risultati migliori. Io, prima di salutarti, noi abbiamo una lavagnetta dietro e il nostro format, intanto ti ringraziamo Jacopo, sei stato, e ringraziamo anche il Palermo, ma durante la nostra trasmissione parliamo, ad esempio, dei migliori giovani nel panorama italiano. Se dovessi citarne uno, anche della tua squadra, se vuoi, fai anche te stesso, se vuoi, il miglior giovane della Serie B per Jacopo Segre in prospettiva. Qual è? Se ci dovessi consigliare un nome. Non lo so, bella domanda. Ma giovane che età intendi? Perché Under da 22, 2000, 2000 in su. ah, ecco, io sono già vecchio ormai, proprio. Sì, ormai sei. Sei andato. Dal 2000, dal 2000. Ma no, sì, beh, sì, sicuramente secondo me il portiere Caprile è molto, cioè un giovane interessante. Io l'ho conosciuto ai tempi del Chievo, che quando giocavo al Chievo lui era in primavera e si allenava già con noi e secondo me sarà un giovane di prospettiva. E
adesso non me ne vengono in Va bene mente anche Caprile, perché va segnato sulla lavagnetta. Sei andato sul sicuro, perché uno, Caprile l'avremmo detto un po' tutti, ne basta però ci uno, sta, ne ci basta sta, uno. ne basta uno. Lo andrò a segnare e poi faremo un No, mi piace che ha scelto un portiere, quindi. Vabbè, grazie, Ah, Marco. ecco, Giusto così. esatto. Non mi venivano giocatori in movimento subito. A proposito di portieri, Pigliacelli, lo ricordiamo in un video di qualche anno fa, un'uscita spericolata quasi alla René Higuita. È un portiere che si fa sentire anche in campo, o anche nello spogliatoio, immagino. Sì, no, è un bravissimo ragazzo e poi è un grande portiere, e ha un grande carattere e lo dimostra in campo e ogni giorno in settimana. Jacopo Segre, grazie mille, grazie anche al Palermo, buon campionato, buon proseguo della tua stagione e grazie per essere stato a Beitalian. Grazie, grazie a voi, è stato un piacere mio Grazie e alla mille, prossima, Jacopo. veramente. Grazie a tutti, grazie Ciao Marco. Jacopo. Ciao, Ciao. ciao.